Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal pastore Michel Charbonnier. Cari amiche, cari amici, ben ritrovati dagli studi di Radio Bequit Evangelica in questa domenica. È il nostro desiderio di metterci davanti a Dio, mettere davanti a Dio la nostra vita, esprimergli la nostra lode, le nostre suppliche e ricevere attraverso la sua parola un messaggio per noi, per la nostra vita. Questo desiderio è ciò che ci riunisce qui questa mattina, indipendentemente da dove veniamo, da chi siamo, da dove ci troviamo. E quindi iniziamo il nostro culto ascoltando la parola di Gesù che dice: «Io sono il buon pastore, le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono e io do loro la vita eterna». Nel nostro cercare senso e direzione per la nostra vita, noi veniamo a te questa mattina, Signore. Dacci di ascoltare la tua voce e riconoscerla. Fa che la tua parola diventi nostra guida sul cammino che conduce in luoghi sicuri. Tu sei il pastore, ma sei anche la porta dell'ovile. Tu sei la via, ma anche l'approdo del nostro vagare. Se sarai con noi, il nostro smarrimento non sarà per sempre. Se sarai con noi, il nostro smarrimento non sarà più. Prenditi cura di noi, Signore, anche questa mattina e ogni giorno. Amen. L'Eterno è il solo mio pastor, di nulla mancherò. Mi guida ai righi, ai prati in fior, da lui riposo avrò. Dice il Salmo 23: «Il Signore è il mio pastore. Nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminasti nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola, sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni». Preghiamo. Dio nostro, ti ringraziamo per la tua presenza costante nelle nostre vite. Come un pastore attento, ci guidi attraverso i sentieri della vita, ci sostieni e ci sei per noi in ogni momento. Quando ci sentiamo smarriti, quando ci sentiamo confuse, tu ci sollevi con la tua forza e ci mostri la via da seguire. Ci conforti nelle nostre difficoltà, portando pace e tranquillità nei nostri cuori. Anche quando ci troviamo di fronte a situazioni difficili, alle avversità, sappiamo di poter contare sulla tua protezione e il tuo sostegno. La tua presenza ci rassicura e ci aiuta a superare le fatiche, le difficoltà e le nostre paure. Riconosciamo la tua bontà e la tua fedeltà, che ci accompagnano ogni giorno della nostra vita. Grazie per le benedizioni che ci doni, anche quando le sfide sembrano insormontabili. Ci affidiamo a te come al nostro buon pastore, consapevoli del tuo amore e della tua premura per noi. Con fiducia e gratitudine accettiamo la tua guida lungo il cammino della nostra vita. Amen. Leggiamo dal libro del profeta Ezechiele al capitolo 34. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: «Figlio d'uomo, profetizza contro i pastori di Israele, profetizza e di' a quei pastori. Così parla il Signore, Dio. Guai ai pastori di Israele che non hanno fatto altro che pascere se stessi. Non è forse il gregge quello che i pastori debbono pascere?
Voi non avete rafforzato le pecore deboli, non avete guarito la malata, non avete fasciato quella che era ferita, non avete ricondotto la smarrita, non avete cercato la perduta, ma avete dominato su di loro con violenza e con asprezza. Infatti così dice il Signore Dio, eccomi, io stesso mi prenderò cura delle mie pecore e andrò in cerca di loro, come un pastore va in cerca del suo gregge, il giorno che si trova in mezzo alle sue pecore disperse. Così io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre. Leggiamo ancora dall'Evangelo secondo Giovanni, al capitolo 10, versetti da 11 a 16. Dice Gesù, io sono il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale non appartengono le pecore, vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà alla fuga. E il lupo le rapisce e le disperde. Perché è mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie. E le mie conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. Ho anche pecore che non sono di questo ovile. Anche quelle devo raccoglierle, ed esse ascolteranno la mia voce, e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Il Signore benedica il nostro ascolto e la nostra meditazione. Nella sua parola. Amen. Io andrò in cerca delle mie pecore e le ricondurrò da tutti i luoghi dove sono state disperse in un giorno di nuvole e di tenebre, dice il Signore. Il giorno di nuvole e di tenebre ha un che di inaspettato e di improvviso. I meteorologi più esperti sanno dirti, con un buon margine di verità, il tempo di domani, anche se non sanno dirti perché. Le ragioni possono essere tante, troppe da elencare. Ma qui, davanti a questo giorno di nuvole e tenebre, non parliamo del tempo atmosferico. Parliamo delle tempeste e dei giorni bui di tenebra che riempiono la storia degli esseri umani. Quei tempi e quelle situazioni in cui gli individui, quando non l'umanità nel suo insieme, danno il peggio di sé. A volte sembra che nella storia degli umani si preparino tempeste, esattamente come avviene quando enormi masse di aria calda e fredda si incontrano e si scontrano tra di loro, formando vortici e tornado in grado di spazzar via ogni cosa. Però, in effetti, Ezechiele 34 ci suggerisce che il profeta è un po' come il meteorologo. Scruta l'orizzonte con una vista più acuta e da un piccolo vapore è in grado di riconoscere il fronte di una perturbazione che ha forza distruttiva e devastante, proprio come un meteorologo, proprio come quei meteorologi che prendiamo in giro, esattamente come il profeta, tra l'altro, era sbeffeggiato. Per ogni nuvola annunci un disastro, cuciti la bocca, profeta di sventura. Più che il verbo di Dio sai portare solamente sfortuna. Abbiamo bisogno di messaggi ottimisti, non di lamentele. E poi però la tempesta puntuale arriva. Si sommano tra loro le correnti della corruzione, il fanatismo religioso, il populismo, l'ambizione militare di dittatori senza scrupoli, la xenofobia e poi il cinismo di politici che pensano molto di più a spennare coloro che li avevano eletti piuttosto che a costruire il bene comune. Tutto questo si somma. È la stessa identica e tragica situazione oggi come ai tempi di Ezechiele. E infatti il Signore gli fa dire guai ai pastori che non hanno fatto altro che pascere
se stessi. E dunque a causa dei cattivi pastori, governanti, re, i capi e le guide del popolo, che si sono serviti delle pecore per il proprio tornaconto, a causa loro il giorno di nebbia e di tenebre arriva e il gregge, cosa succede? Si disperde. Ogni pecora va per conto suo, una pecora non riconosce più le altre pecore e questo le rende vulnerabili alle fauci dei predatori, agli artigli dei rapaci. L'unica forza del gregge sta nella sua unità, nella sua compattezza. Questo è il giorno in cui il vero pastore si riconosce dal mercenario. Il secondo bada alla sua vita. Aveva già operato per pascere se stesso e adesso elabora strategie per mettersi in salvo, per mettere in salvo in un paradiso fiscale il bottino della sua ricchezza indebita. È una grande sventura quando un paese è condotto da simili pastori, ai tempi di Ezechiele, come oggi, quando la voce del vero pastore non è più distinguibile da quella del mercenario. È tempo di grandi solitudini, è tempo di agguati, è tempo di cattiveria, di diritti erosi e calpestati, è tempo di respingimenti e linciaggi e demagogia, è tempo di giustizia sommaria, di legge che non è uguale per tutti fino ad arrivare alle esecuzioni senza processo. Il Signore è il pastore, nada me puede faltar. Come si esce da questa nebbia? Come ritrovare un pascolo protetto dove le pecore possano far figli e allattarli? Come alzare gli occhi e scorgere un orizzonte più lontano della punta del proprio naso? Israele ricorda con nostalgia i tempi in cui altri pastori lo conducevano per pascoli sicuri. Ricorda Abramo, che ha attaccato al filo della parola di Dio come un bambino a quello dell'aquilone, ha fatto della pastorizia il suo mestiere, cosciente che ogni terra è in prestito e che il Signore non chiama a stabilire confini ma a superarli in nome della sua promessa. Ricorda Mosè che pascolando un gregge che non gli apparteneva ha udito la voce e ha visto gli effetti della giustizia di Dio che come un pruno che arde e mai si consuma ha chiamato il suo popolo fuori dalla schiavitù d'Egitto. Ricorda Davide che sebbene ragazzino non si smarriva davanti al leone o al gigante nemico facendo del coraggio e della buona mira la sua arma segreta. E Israele e forse anche noi ci chiediamo dove sono quei pastori. Come reclutare una nuova classe dirigente che sappia mettere insieme le doti del credente pastore che suona sulla cetra il canto nuovo con l'intelligenza di chi cerca il bene comune e programma sviluppo e benessere per il proprio gregge. Nel tempo della nebbia e della tenebra padroneggia solo l'idolo dell'individuo, il Dio per sé. L'esatto contrario del Padre nostro. Il Signore è il pastore, nada me puede faltar. Ma dice il nostro testo, io stesso pascerò le mie pecore, io le farò riposare, io cercherò la perduta, io ricondurrò la smarrita, io fascerò la ferita, io rafforzerò la malata. Chi è in grado di ripetere tante volte io, io, io? Chi sarà mai?
qualcun altro che scende in campo, l'ennesimo uomo o donna della provvidenza. No, c'è una buona notizia. Dio stesso viene a raccogliere il suo popolo disperso, viene a prendersi cura di chi è rimasto ferito, a tutelare il più debole, viene come un pastore ma anche come un padre e una madre. Sopraggiunge con una giustizia senza prepotenza e senza arbitrio, con una pace che non è costruita coi manganelli. Il vero pastore va in cerca del gregge e il gregge lo riconosce. La buona notizia sta nell'intreccio di queste due qualità, l'amore sconfinato di Dio e la rinnovata capacità di ascolto del suo popolo. Io sono il buon pastore, dice Gesù. Gesù ripete quell'io, io, perché ha difeso le pecore rimettendoci la vita. Non ci dà alcuna vera liberazione senza una disponibilità al sacrificio. Possiamo uscire dalle nebbie e salvarci dalle tenebre grazie a quell'io. È possibile ritrovare il sentiero che riporta all'ovile perché Dio, il Signore, non ha mai smesso di aver premura per il suo popolo. Gesù ha anche precisato che c'erano pecore di altri ovili che gli appartenevano, prefigurando così il respiro universale del suo amore che oggi sappiamo racchiudere non solo tutti i popoli della terra, ma anche i monti, i fiumi, gli animali e ogni essere vivente, l'aria, la terra e l'acqua. Gesù è il buon pastore, il custode della vita tutta intera, di tutti, di tutte e di tutto. E così anche le nostre azioni trasmettono amore agli altri quando viviamo in armonia, con rispetto e cura. Le nostre azioni portano gioia alle nostre comunità e alle comunità con le quali condividiamo il pianeta. Anche se sono lontane da noi geograficamente, quando mettiamo in pratica la nostra fede in Dio attraverso la pace e la giustizia. A noi, allora, il compito di raccogliere l'appello, di porgere l'orecchio e imparare a riconoscere la voce del vero pastore da tutte le sue grottesche imitazioni. A noi il compito di affinare l'udito e prestare ascolto non alla propaganda e a chi vuole, agitandosi, intorbidire con i piedi quel che resta dell'acqua del gregge. Oggi più che mai, la via di un nuovo ritorno, di una nuova unità, di un rinnovato senso di giustizia ha il fondamento nelle premure di Dio e nella capacità che avremo di non essere pecoroni dietro al mercenario di turno, ma essere invece il gregge del Signore di cui Egli ha cura e che la sua mano conduce. Amen. Il Signore è il pastore, nada puede faltar. Amos il profeta. Come il pastore strappa dalle fauci del leone due zampe e un pezzo d'orecchio, così scamperanno i figli di Israele. Preghiamo. Tu che sei il buon pastore, salvaci dalle fauci del leone. Proprio come il pastore strappa dalla sua bocca due zampe e un pezzo d'orecchio di una pecora agguantata. Due zampe e un pezzo d'orecchio. Un pezzo d'orecchio può bastare. Aiutaci a fare sì che sia sufficiente a riconoscere la tua voce tra mille, a separare la verità dalla bugia, a distinguere il servizio dalla bramosia di potere, il bene comune dall'interesse privato. Due zampe e un pezzo d'orecchio. Due zampe possono essere sufficienti per seguirti, Signore. E anche se il nostro camminare sarà zoppicante, rimettici in marcia per seguirti e contribuire a costruire una patria senza cattivi pastori, corruzione e xenofobia. Una terra rigenerata dalla solidarietà
e bagnata dalla giustizia, verso la tua casa in cui potremo dimorare al sicuro. Noi ti preghiamo tutti e tutte insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non esporci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tu è il regno, la potenza e la gloria, nei secoli dei secoli. Amen. Cerca il Signore e mi ascoltò, e poi mi liberò da ogni timore. Chi confida in Lui e nel suo amore, mai deluso sarà, mai confusa sarà. Vogliamo andare, fratelli e sorelle, con la forza che ci è data in Cristo. Andate ora e abbracciate la speranza a cui Dio ci ha chiamati e chiamate. Riconoscete Cristo nell'amico e nello straniero. E come Cristo vi ha amato pienamente e fino in fondo, sappiate condividere l'amore di Cristo con il vostro prossimo. E che Dio vi dia di riposare su verdeggianti pascoli, che Cristo Gesù sia il Re Pastore che cura le vostre ferite e che lo Spirito Santo vi dia saggezza e vi riveli la pienezza di Colui che è il Buon Pastore, il Custode della vita, di tutti, di tutte, di tutto. Andiamo allora in pace per amare e servire il Signore. Amen. Avete ascoltato il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è stata curata dal pastore Michel Charbonnier.